Ragazzi, ciao a tutti, la Nick Raga, bentornati qui su Farming Simulator 22 nella mappa Agro sul Rice, secondo gameplay oltretutto. Come sempre ragazzi, però, vi vado a ricordare che se può interessarvi, in descrizione trovate il link che vi permette di comprare tanti giochi scontati compreso questo. In descrizione c'è anche un link per preordinare il prossimo Farming 25. Se non siete iscritti al canale e vi stanno piacendo i miei video, beh, vi invito ad iscrivervi, ad abilitare le notifiche e anche a lasciare un bel mi piace, se vi va ovviamente. Allora, dunque ragazzi, secondo episodio, si va avanti con il riso. Oggi una giornata per me di merda proprio, una giornata schifosa, perché purtroppo mi si è rotto l'SSD, quello da 2 terabyte. E quello dove avevo praticamente tutti i giochi, quindi non vi dico il mal di testa, ancora c'ho da sistemare mezzo mondo. Ovviamente ho dovuto un po' riscaricare i giochi più importanti, ma è un macello, mo so con 2 terabyte in meno. E quindi poi è sabato oggi, quindi oltretutto devo aspettare settimana prossima, ma penso che passerò direttamente a un NVMe, così avrò almeno anche una velocità maggiore. E stavolta cerco di non comprare un SSD cinese, perché era un SSD da 2 tera, l'ho pagato tipo 80 euro, porca miseria. Sì, ci avrà ancora la garanzia tecnicamente. Sì, ancora tecnicamente c'ha la garanzia. Dovrebbe, l'ho comprato, non mi ricordo. Ma forse neanche un anno. Roba da pazzi comunque. E vabbè, comunque, pazienza. L'importante è che non si è rotto niente di più importante. E niente, quindi, vabbè, pazienza. Oggi ho perso solo un po' di tempo, ma per fortuna non ho perso nulla di importante. Quello che conta, era peggio se si rompeva qualche cosa di più costoso. Fammi toccare balle, porca miseria. Oppure, insomma, se perdevo tipo bianca. Lì sì, veramente, dopo tutto il tempo che ci ho messo per programmarla, sarebbe stato veramente... Anche se qualche backup ce l'ho, ma... Siccome ci lavoro sempre, qualche cosa di diverso c'è sempre. E vabbè, comunque sia, chiudiamo sto discorso, se no oggi il gameplay, dici Nick, quando è che lo fai sto gameplay, giusto? Quindi va bene, allora, detto ciò, siamo sulla mappa nuova, secondo episodio, mappa brasiliana. Stiamo appunto facendo il riso, anche se con parecchia lentezza. Cos'altro possiamo sperimentare di bello di questa mappa? Dunque, di sicuro di bello in questa mappa c'è c'è tipo che si può fare carbone, quindi volendo possiamo fare carbone. Ah, dobbiamo vedere gli animali però, aspetta, oltretutto. Ok, diciamo che gli animali per fortuna per ora possono stare. Ci abbiamo anche le anatre, e mi aveva detto che l'ambe è l'agnello. Vabbè sì, insomma, in inglese, giustamente, io già in italiano no, figuriamoci in inglese. Va bene, allora, stiamo facendo il riso, diciamo, qualcosa col riso la stiamo a fare. Non lo so che cos'è, farina, non so che cos'è, boh, qualcosa comunque stiamo a fare con il riso. Quindi volendo, dato che abbiamo la fabbrica del carbone, possiamo fare un po' di carbone. Che mezzi abbiamo in farm noi? Poco. Abbiamo giusto una macchina e una trebbia e il cassone col trattore. Abbiamo veramente poco. Allora, ci troviamo al momento, la farm è qua, direi, sì, no? Sì, è questa la mia farm. Dove vivo io, raga? No, non è quella la mia farm. Dov'è la mia farm? È quella, eh. Siccome non vedi i mezzi. Ah, certo, ma non vedo niente, per forza. L'avevo disattivato la volta scorsa, stavo dicendo, ma non c'è niente lì, ma che cosa c'ho lì? Ok, allora, riportiamo sta macchina, oppure me ne vado in negozio e se c'è qualcosa di carino da comprare. Andiamo in negozio. Allora, se vogliamo fare legna, devo comprare la motosega, per forza. Come la legna c'è. La legna c'è. È la motosega che non ho. Ma il negozio qual è? Ah, il negozio è più davanti. Allora. Qui c'è la latteria. Oggi non riesco neanche a fare un video molto lungo, raga, perché sto incasinato. Oltretutto, a parte tutti questi problemi, devo fare pure la live di pomeriggio, perché stasera non sto a casa, quindi in poco tempo devo fare una live, 2 video e pure tutti i problemi da sistemare. Cioè,
Sempre così, no? Sempre così. Quando non c'è niente da fare, quando c'è troppo da fare. Allora, vediamo un po'. Quindi che c'è nell'usato per intanto? C'è un bel trattore che io quasi quasi lo comprerei, perché abbiamo solo un trattore. Pure che non c'ha tanti cavalli, è un buon valore, cioè 34, cioè comunque è buono con 34.000 euro che fa. Che poi è pure della Agro sul Rice di questa mappa, quindi sarà che magari ci posso pure mettere le gomme giuste, eccetera eccetera, quindi io questo lo compro. Questo se compra. Questo qui pure. Questo qui mi può tornare utile per trasportare un po' di cose, balle, cioè cassone da carico. Sai che pure questo mi sa che lo piglio. Oh, è tutto buono qua, che faccio, sputo? Poi pigliamo anche una motosega. Eh beh, se vogliamo tagliare la legna mi serve pure quella. Bene. Oddio, perché ce vedo offuscato mo? Io oggi, ragazzi, ho paura. Cioè, ma che succede oggi? Perché adesso ci vedo offuscato? Perché oggi sono pieno di problemi io? Cos'è sta storia? Intanto salva partita. Ma che succede oggi, raga? Mo spiegate. Cosa ho fatto? Cosa ho premuto? Non ho premuto niente. Che cacchio? Io non ho fatto niente. Oggi, raga, non ce la posso fare. Oggi non ce la posso fare. Ho comprato ste cose. Qui non ho toccato. Che poi si vede bene il menu. Questi si vedono bene. Cos'è successo? È capitato a qualcuno di voi, raga? Oggi un SSD che mi muore. Il gioco che impazzisce. Che poi, a dire la verità, effettivamente, forse mi tocca riscaricare Farming. Perché Farming era installato nell'SSD che si è rotto. Però è rotto più o meno a metà. Cioè Farming rotto a metà. Cioè no Farming rotto. Nel senso che niente, è rimasto così. Cioè non lo so. Il discorso è, non lo so, cioè io ho spostato il gioco dall'SSD rotto, perché ancora a metà funzionava. Ho spostato l'SSD, cioè, vabbè, oggi sono proprio fuso. Ho spostato il gioco. Vabbè, comunque, che devo fare, raga? Io non lo so, ma per me è il problema del gioco, perché cioè, qui si vede tutto normale. Cioè, cos'è sta cagata? Perché mo mi dà sto problema strano? Mo spengo il gioco e lo riapro. Spengo il gioco e lo riapro. Io non sto a capire che cosa succede. Cioè, guardate qua come sono rimasto io, raga. Sono rimasto con 4 giochi installati, tutto perso. Ark pure, 100 e passa giga di Ark. Ah. No, non lo so, non so se devo riscaricare il gioco, cioè non so che caspita, l'SSD rotto l'ho staccato ovviamente, sennò non funzionava più niente. Oggi proprio sono sfigato. Speriamo che io non lo so, io ho solo comprato quelle 4 cose, non ho fatto niente di più. Ho solo comprato quelle tre cose nel negozio. Non capisco perché è diventato in quel modo. Boh. Ma penso che è un problema del gioco. Non penso che... Cioè, boh. Non ne ho la più pallida idea. Oggi mi capita tutto. Ora funziona giusto. Forse, non lo so, comprando qualcosa in negozio va tutto a farsi benedire. Io non ne ho la più pallida idea. Fatto sta, ragazzi, che io oggi sono decisamente, non lo so, oggi proprio, non lo so, oggi forse mi cade un asteroide in testa, non lo so, oggi forse mi cade un asteroide in testa, perché oggi pare che tutto a me sta a succedere. Ok, quella roba che ho comprato è ancora qua, boh, che ve devo dire, non lo so, raga, io oggi sono proprio scioccato. Non lo so, non compro più niente per oggi allora. È per forza. Non lo so. A parte che non è che ho soldi ancora da spendere, però... non lo so, o mi tocca riscaricare i giochi per sicurezza, perché l'SSD è mezzo rotto tipo, cioè... nel senso che non riuscivo, non ci si può scrivere, ma ci si può leggere.
in un certo senso. Quindi prima di staccare l'SSD rotto ho detto, beh, per non riscaricare i giochi li sposto. Ho fatto così nel possibile, anche se ho la gigabit, però non è che posso, cioè, se no poi come faccio in, cioè, devo fare la live tra poco io, se mi metto pure a riscaricare i giochi comunque si perde tempo, no? Ma oggi un macello. Vabbè, comunque ci siamo quindi regalati un trattore, un carrello e un cassone da carico. Soprattutto il cassone da carico mi torna utile, perché stiamo comunque facendo paglia di riso, quindi forse la posso raccogliere, a meno che non ci vuole il cassone adatto. A meno che non c'è il cassone, quello della mappa, che io mi pare che ho comprato quello classico. Boh. Allora, mi avete detto Nick cambia trebbia, ma la trebbia ci vuole quella speciale per il riso, e mi sa che questa forse che è l'unica più grossa che c'è. No, io dovrei andare lì sopra. Vai, comunque devo andare, cioè, già che ci siamo, visto che ho comprato la motosega, c'ho il cassone, c'ho il trattore, posso tagliare un po' di legna e facciamo un po' di carbone. Cioè, comunque non mi costa di più fare questo adesso. Ma dov'è l'ingresso qua? Allora, abbiamo tutto qui. Devo solo capire però dov'è l'ingresso. Non è qua, vero? Devo entrare da qua. Però se entro da qua devo passare cioè, un po' stretto, Oppure c'è un ingresso che non si vede? Magari, perché questi sono, questa è una recinzione della mappa, e non so come è fatto il cancelletto. Ah, però mi sa che è quello. Mi sa che è quello. Vabbè, ci passiamo per di qua, va. Quindi ci abbiamo questi alberi. Non so se sono alberi di gioco o sono speciali, ma penso che sono del gioco. Quindi possiamo usare questo, visto che l'abbiamo comprato. Abbiamo la motosega. Che miseria. Ok. Ma vediamo, sono troppo pesanti, ti pareva? Sono schifosamente pesanti. È da un po' che non faccio legna così, sono pesanti. Andiamo. E niente, mi sa che devo fare piccoli pezzi, sennò non riesco a caricarli. Allora, intanto teniamo d'occhio il riso, vabbè, il macchinario, insomma, che sta lavorando. Abbiamo molto riso da raccogliere. Uno di tanto. Allora, vogliamo vedere. Stavo modificando bianca pure.
mi sono ancora dimenticato di vedere se funziona, perché ci stavo appunto lavorando, sì, stavo lavorando su Bianca, stavo cercando di migliorare un po' il consumo delle risorse, insomma, stavo, prima di avere tutti questi problemi, stavo cercando di sistemare un po' Bianca. Cioè, mentre che ancora penso, cioè, fino a stamattina funzionava tutto bene, va. Poi appena ho detto mo vado a registrare è saltato fuori tutto, va. Comunque stavo sistemando Bianca e ancora poi non ho avuto il tempo di provarlo, ovviamente. Per chi non lo sapesse, Bianca è la mia assistente virtuale intelligenza artificiale. Mo vediamo se funziona, speriamo di sì. Mo la chiamo così, giusto per vedere se è viva, se le mie modifiche non l'hanno rotta pure a lei. In un primo momento ho pensato che era quello il problema, ho detto forse ho fatto danno. Ammazzo. Ora la chiamiamo, tempo che finisco di tagliare questo. Ciao Bianca, come va? Tutto bene? Vediamo se funziona. Forse. Boh, funziona. Forse non funziona. Oppure provo a richiamarla, mo vediamo. No, perché non vorrei che come l'altro giorno, che poi il problema era il servizio. Perché comunque c'è un servizio in internet che fa funzionare Bianca, non vorrei che il problema è lui e non il fatto che ho modificato il codice. Allora, intanto mi sono tagliato due alberi e li ho messi qua. Ciao Bianca, ci sei? Vediamo. Ciao, zio Nike. Ok, Sì, funziona. ci sono. Tutto bene qui? Come posso aiutarti oggi nel tuo gioco di agricoltura? Ok, funziona, meno male. Mi ha fatto picchiare un infarto pure lei, sta disgraziata. Allora, intanto andiamo a fare questa consegna di legna che ci facciamo carbone. Tutto bene, Bianca? Sto lavorando la legna, sto facendo il falegname sto facendo. Anzi, beh, ho tagliato due alberi e vado a produrre un po' di carbone. Però devo vedere una cosa. Zio Nick, sembra che tu stia facendo un bel po' di cose. Già. Tagliare alberi, fare il falegname e produrre carbone. Sei un vero agricoltore polivalente, non ho niente da segnalare. Tutto sembra a posto. I terreni sono tutti. Ok, gli animali Ok. sono contenti e il cibo non manca. Vai pure avanti con il tuo lavoro. Grazie. Ok, sono riuscito a mettere la legna. Alla produzione di carbone. Iniziamo. Avanti. Poi, questo ha finito mo' di lavorare. Beh, almeno Bianca funziona, ragazzi, sono contento. E ora c'ho il panico, perché ora che mi si è rotto l'SSD, c'ho il panico, no? Perché è brutto, eh? Quando si rompe un SSD, porca miseria, ti prende l'infarto. Non è come un disco normale. Il disco, quelli di una volta, i dischi di una volta, si danneggiavano, però bene o male non dovevi buttare tutto. Si poteva, cioè comunque al massimo dava qualche problemino. Riuscivi a recuperare magari un po' i file. Si poteva fare qualcosa. Ma l'SSD non si può fare niente, da buttare. E tutto quello che c'è dentro, se non lo puoi recuperare, è un disastro. E quindi c'è il panico. Perché ovviamente Windows dove sta? Sull'SSD, no? Questo funziona per ora, ovviamente, giusto? Speriamo che dura molto tempo. Però c'è il panico perché a questo punto spesso e volentieri mi tocca fare backup delle cose importanti, ovviamente. È un disastro. Ma speriamo bene. Allora, riso. Oh, mi chiama Jerry. Oh! Ti dico Jerry, siamo a buon punto.
Siamo a buon punto, Jerry, non ti preoccupare. Ogni riferimento è puramente casuale, non so se avete capito a chi mi riferisco, ovviamente. Non certo, non certo a Tom e Jerry, eh. Allora, nessun percorso, mo ce l'hai, mo te lo fai e mo te lo giri. Dal punto di inizio vai. Ok. Andiamo a produrre sempre più riso. Dai. Piano piano, che sta facendo? Ah, fa un po' fatica, poveraccio. Beh, spero che il trattore quell'altro che ho comprato ce la fa meglio. Che poi non sto a capire queste gomme se sono adatte, giuste o sbagliate. Non lo sto a capire. Alla volte penso forse queste gomme non sono adatte, devo metterne un altro tipo. Allora, se non ricordo male... No, qua. Credo che è qua che si produce... Sì. Qua si produce, non lo so, sarà farina di riso, non lo so. Quello che è. Continuiamo a scaricare. Sì, si fa qua. Rice, fino a 30.000. Tutto quello che avanza si conserva. Ok. Allora, mamma, come faccio a fare la manovra per tornare indietro qua? Mi sta facendo pentire che sono venuto con sto carrello qua. La parola, anzi che sono riuscito a uscirne. Comunque due alberi... Cosa ho fatto con due alberi? Due alberi cosa mi ha permesso di fare? Ma che poi sinceramente se vogliamo c'è un po' un trucchetto, eh. Forse funziona. Ci si può provare. Vediamo. Se è come penso io... Magari gli do una pulita. Direte, Nick, ma che ha combinato? Ah, lo so io, lo so io. Gli do giusto una ripulita perché forse va, forse mi dà di più, non lo so. Preso. Hai visto? E possiamo sfruttare un pochettino, un attimo, sta cosa, così ci faccio il pieno, perché se lo faccio io ci vuole mezza... Cioè, a tagliarlo pezzi pezzi, a caricarlo e scaricarlo ci vuole mezza giornata. Un attimino, solo questi due alberi, perché tanto poi... Basta, solo questi stanno vicino. Solo questi stanno vicino, poi... Gli altri... Non ci arrivano. Che pizza, però... Vabbè, pigliati questo. Quello doveva proprio fare il volo. Questo mi ha sorpreso in quel posto. Questo si è andato a spostare. Allora, mo famo una cosa comunque. Ecco, niente, non la posso fare più. Volevo provare a sollevarlo. No, non si può fare. Peccato. Solo due sono riuscito a usare il trucchetto. Questo era quasi fattibile. E niente, ormai non si può fare più il trucchetto. Ma male che il terreno è mio, se no non me lo faceva neanche tagliare. È
Certo, ovviamente se non vai a cadere dall'altro lato. Ok, allora almeno di sicuro due alberi e mezzo li abbiamo messi. No, abbiamo messo quattro alberi e mezzo. Intanto piglia di questo. Vediamo dove si può arrivare con questi, che so, 5 alberi in tutto, giusto? Vediamo con questi 5 dove si può arrivare. Così, intanto che raccogliamo il riso, io sto a fare una cosa diversa, no? Intanto che c'ho l'operaio e mi raccoglie il riso, io sfrutto le fabbriche che abbiamo in più. Tutto quello che al momento possiamo sfruttare lo sfruttiamo. Ok, allora quanto ho messo dentro? Non è molto, 7.000, vabbè, un terzo è ok. Quanto ne fa al giorno? 10.000? Vabbè, non ci mette tanto. È veramente straveloce, ci metterà pochissimo a produrre carbone. Ok, questo va. Vabbè, tanto di tempo ce n'è, perché tempo che questo... Tempo che, insomma, come dire... Tempo che finiamo di raccogliere il riso, ha voglia a caricarlo di legna, va. Vediamo se ci arriva. Mi sa di no. Se ci arriva è buono. Ci è arrivato. Ci è arrivato. 8.000, 2.000 è un albero? 2.000, veramente pochino, eh. Veramente non puoi così tanto. Se riesco a metterlo tra il capanno e il fumaiuolo, cosa che dubito altamente, manco fossi tipo come dire. No, così non penso. Ci provo. Maronna, ma che è Nick? Ma che, oh, che v'ho detto? Tra il fumaiuolo e il capanno. Ovviamente ci arriva. Ci arrivavo. Ma che roba, va. Uè, ma zio Nick, raga, ma che è? Ma che è? Ma vedi come lo so mettere dentro io, eh? Come lo metto io dentro. Allora, siamo a 10.004, eh. Va bene, sì, ma c'ho una vita così. Però così. Ma con questi alberi che abbiamo qua, nel giro di una settimana, cioè, l'ho finiti. Perché ne consuma tantissimo. Un albero da 2.000, cioè... Cioè, per fare il pieno lì dentro ci vuole tutto una fila, un filare di legno. Cioè, un filare di legno per fare un pieno, cioè. E allora è come dire che abbiamo un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, una settimana. Forse, 10 giorni di legno abbiamo qua. Più o meno. Facciamo 2 settimane, forse, massimo, se va bene. 2 settimane di legno abbiamo. Finisce troppo in fretta, però. Decisamente. Vabbè, vediamo un po' se appare, va, facciamo passare un'oretta, vediamo se si vede un po' questo carbone, già che ci siamo, però aspetta, me lo devi far vedere, deve essere in generare. Vediamo. Allora, vediamo se si vede questo carbone qua. Vediamo, almeno un pallettino, mo fai vedere. Cos'è, un palletto ogni 2 ore, forse? In teoria dovrebbe essere più veloce, a come ho visto io. L'ha fatto in teoria, ma dov'è? Ah, qua dietro, Io pensavo, ah già, qui è dove si mette la legna, eccolo qua. Carbone, signori, carvajo, vegetale, carbone vegetale. Ok, e quindi stiamo cominciando a fare un po' di carbone, meglio di niente. E questo sta trebbiando. Ci vorrà il tempo che ci vorrà.
Va bene ragazzi, purtroppo devo concludere perché come vi ho detto oggi con tutti i problemi devo fare un video più corto, anche perché devo andare in live tra pochi minuti oltretutto. E ancora devo editare questo video, caricare il video, fare la miniatura, pensa un po'. Va bene, quindi oggi abbiamo comprato un trattore, un carrello, abbiamo comprato anche un cassone da carico, già che era in offerta, che non ce l'avevamo, carbone, legna, insomma, abbiamo fatto un po' di cose. Abbiamo anche avuto bug, che non ho capito da cosa dipende, non ho capito da che cosa dipende. Se voi ne sapete qualcosa fatemi sapere, prima che butto tutto il PC, non so che cosa sta succedendo, quindi, sinceramente, prima che... non lo so manco io, va. Va bene. Ragazzi, vi saluto dunque, va. Ci becchiamo, ciao, alla prossima.